fatto tutto lui, ubriaco come al solito, padrone più che mai, un padre senza l'anima, che mangia un po' di te, a crocifisso l'angelo che c'era dentro te, e ora asciughi gli occhi alla sottana, dolce figlia di un figlio di puttana, non devi dirlo al parroco, forse neanche a Dio, ma devi sotterrartelo nel cuore amore mio, perciò stanotte chiuditi chiave dentro me, domattina aspettami, ti porto via con me, lasceremo questo mondo infame, le carerino e dal tuo cane. Bene, bene. Ho messo un po' in agitazione lei.
Pronto? Sì, mi dica. Va bene, può venire o oggi oppure domani mattina. No, se viene tra una mezz'ora sono libera. Prego, arrivederci. Allora, ragazza, c'è un problema. Che problema hai avuto? Testa la ragazza per farmacia e niente, per fuori sono incinta. E la cosa non può essere. Secondo, penso di farlo. E non si sa mai cos'è malato questo, ovviamente in questa incinta tutti del mondo. Non sai neanche chi è il padre. Stiamo passando avanti. Allora, sai perlomeno se vuoi tenere il bambino oppure se vuoi abortire, hai deciso come. Ma la decisione è un po' drastica perché cioè io vado a scuola, studio, ma una cosa non è tutto. Hai raggiunto il diretto. E perché no? Perché i miei genitori sono un po' così. Allora ascolta, il primo consiglio che ti posso dare è quello di parlarne ai tuoi genitori. Ma tu sei maggiorenne? Sì. Allora tu, secondo me, prima ne dovresti parlare ai tuoi genitori. Poi, in base alla loro reazione, vedi come li puoi comportare, perché comunque tu sei maggiorenne, quindi puoi fare quello che vuoi. Però secondo me prima di muovere qualsiasi cosa dovresti parlarmi con i tuoi. Non credo che siano proprio a livelli maniacali che. Mio padre lo conosco, mio padre è. Cioè. Reagisce molto male. Con la madre non si sa. Molte volte il problema dei ragazzi che vengono qui è che dicono ah i miei genitori per carità non se ne può parlare, poi invece tornano la maggior parte di loro, tornano proprio con i genitori, perché tutto sommato poi non è che sono quelle bestie come le scrivete, quindi conviene che parli e poi torni, comunque torni sia con loro sia senza loro, quantomeno facciamo questo tentativo, dipende anche da quanto tempo sei incinta, perché se poi vuoi abortire i termini dell'aborto. No, ci vediamo, infatti, insomma, sono rimasta incinta, però ho deciso di tenerlo perché è un bambino che è proprio. Quanti mesi sei? Sono di 9 mesi, praticamente. Sì, sono prossima. Sarà la maschio? Sì, sì, sono quello che verrà. Simone. Sì, un nome che mi è sempre piaciuto. Ma il papà non fa nulla di questa cosa? No, il papà sa tutto di questa cosa, solo che è una persona. Cioè non trovo proprio i termini per esprimermi perché si è comportato proprio male. Quindi però conoscono, fortunatamente ho due genitori che mi hanno aiutato, infatti questa cosa. Sì, infatti solamente per loro, perché se no ovviamente avrei dovuto abortire, perché poi non ho un lavoro, quindi non ho proprio le possibilità economiche per potermelo mantenere, quindi sono loro che mi aiuteranno. Ma è stata molto difficile questa scelta? Beh, abbastanza, perché appunto io non so quanto. Cioè per me ovviamente per un bambino il padre e la madre sono fondamentali, però ovviamente.